Inevitabilmente l'inserimento del comune di Venafro nella zona rossa ha inciso sull'umore innanzitutto dei miei concittadini che già avevano dovuto cambiare le proprie abitudini in queste settimane di emergenza da coronavirus. Nel contempo l'incidenza maggiore si sta verificando su coloro che stanno lavorando anche in questo periodo in quanto esercitano le attività in qualche maniera consentite. E tuttavia io quello che sto cercando di dire ai miei concittadini e che in qualche modo voglio riferire anche sulla base, avvalendomi di questo strumento, è di stare quanto più possibile tranquilli, sereni, di mantenere la calma. Il provvedimento che diciamo che chiude il comune di Venafro è un provvedimento contenitivo rispetto a un contagio che poi oggi è un rischio di contagio, in quanto al momento non risultano comunicati dei dati di cittadini di Venafro positivi al Covid-19. E allora da questo punto di vista è una misura che tutela maggiormente la salute della nostra cittadinanza, questo cordone all'esterno di Venafro in qualche modo ci protegge maggiormente. Ci sono all'interno di Venafro le limitazioni che già erano vigenti prima agli spostamenti, c'è sempre la regola del restare a casa, del limitare quanto più possibile i movimenti. Per quel che riguarda l'uscire e l'entrare, evidentemente ci sono una serie di limitazioni di cui, come dicevo, probabilmente gli operatori economici o i lavoratori possono avvertire qualche impatto maggiormente difficile, però stiamo cercando di dare una risposta a tutte le esigenze, a tutti i quesiti. Lo stiamo facendo come ogni comune, ogni sindaco e io personalmente, insieme con i colleghi e gli amici dell'amministrazione comunale, siamo abituati a fare, sentendo, ascoltando, cercando quanto più possibile di dare una risposta a quella che è un'ordinanza che deve essere attuata nell'interesse di tutti.